Gabriele Caldieron, giornalista sportivo, opinionista di Toscana TV, ex arbitro, papà della innovativa startup Golist. Buongiorno, benvenuto. Ti ringrazio per essere stato il primo collega ad accettare l'invito della nostra giovane testata. Ben arrivato. Grazie Carlo dell'invito, un piacere. Cominciamo con i temi di stretta attualità, questa nazionale di Roberto Mancini che chiude un miniciclo di partite, cominciata in maniera disastrosa con l'Argentina, chiusa nello stesso modo con la Germania, in mezzo benino ancora con la Germania a Bologna, poi con l'Ungheria e con il pareggio in Inghilterra. Che idea ti sei fatto, anche e soprattutto del fatto che insomma c'è stato un grandissimo turnover a livello di giocatori? Ma Carlo, l'idea che mi sono fatto è che fondamentalmente è un cantiere veramente aperto. Cioè, di fatto si è visto anche nelle trame di Mancini di andare a centralizzare anche un giocatore come Pellegrini, che se ne dica il capitano della Roma, ha disputato la sua miglior stagione da quando insomma è in maglia giallorossa, però sta cercando di fatto di trovare rinnovamento. Incuriosisce anche i giovani che ha fatto esordire, gnonto su tutti, ma chi li ha detti ai lavori. Che lo conoscono bene non lo scoprono certo oggi. È un ragazzo che ai tempi delle giovanili dell'Inter le persone si stupivano della scelta del fatto di andare a giocare in Svizzera. Però insomma l'idea che mi sono fatta è che Mancini comunque stia costruendo con la stessa dinamica, con la stessa mentalità l'Italia che poi ha portato a vincere l'Europeo a Wembley e questo diciamo mi porta fiducia. Certo è che la scoppola subita con la Germania dà un po' di pensiero e anche un po' di nervosismo, non a caso Donnarumma nel postgara insomma ha dimostrato di essere abbastanza nervoso con questo nuovo ruolo da capitano. Ecco, forse proprio quello che manca all'Italia è un vero leader carismatico. Ecco, questo forse sì. E secondo me Pellegrini potrebbe essere l'uomo giusto, aspettando ovviamente il rientro di Federico Chiesa e anche la consacrazione totale di Zaniolo, perché secondo me sono due giocatori dal grandissimo talento e che forse sottovalutiamo perché in Italia l'esterofilia va sempre di moda. In Italia non passa mai di moda il senno di poi, non ci siamo qualificati per i mondiali. Tu pensi che magari con qualche senatore in meno e con qualche forza fresca in più, magari dopo l'europeo potevamo essere anche noi i prossimi mondiali o no? Non voglio gettare la croce addosso a Ciro Immobile, però di fatto la sensazione è stata quella di rivedere gli spettri poi di San Siro che ci portarono fuori dalla Svezia, una squadra che comunque giocava bene al calcio, ma che non riusciva a segnare. E secondo me ci sono molti giovani come Scamacca, come lo stesso Pinamonti, che a livello di mercato costa meno del centravanti del Sassuolo, ma di fatto i numeri ci raccontano ben altra realtà. E bisogna avere coraggio anche in quelle partite. Capisco che mettere uno in panchina uno come Ciro Immobile non sia una cosina semplice, però talvolta il rischio può pagare. E in questo Mancini forse ha giocato più sulla difensiva, tornando a quella partita con la Macedonia. Io credo che Scamacca e Pinamonti possano essere due buoni terminali offensivi di questa nazionale, unito, come ti dicevo poc'anzi, a Signonto, ma chiaramente ancora deve crescere. Zaniolo, penso a Federico Chiesa, Pellegrini e anche tanti altri che comunque stanno crescendo. Uno su tutti, Caprari, che ha trovato la sua dimensione a Verona e sta piano piano crescendo. Lo stesso Zaccagni, che ancora non ha trovato giusto spazio in nazionale. Berardi può essere un altro senatore, però già lo vedo in via d'uscita. Veniamo al mercato italiano, Inter, Dybala quasi fatto, buone possibilità anche di rivedere Lukaku nel nostro campionato. Tu pensi che con questi colpi l'Inter diventi la squadra da battere per il prossimo campionato? Lo era anche quest'anno, Carlo, secondo me la squadra da battere da campione aveva il difficile compito di doversi riconfermare. Certo è che l'Inter, diciamo, nel calciomercato è anche una battuta, uno sfottò che si fanno sempre i tifosi, vince sempre lo scudetto sotto l'ombrellone. Poi la realtà del campo ci trasmette altro. Indiscutibilmente Dybala era arrivato a fine ciclo alla Juventus. Cambiare aria gli farà bene, andrà in una dimensione dove con Nazionale Lautaro Martinez può dare una nuova linfa vitale proprio al modo di porsi dell'Inter, con questo sempre 3-5-2 che ormai si portano dietro dai tempi di Antonio Conte. Inzaghi è uno che lo ripropone, però io credo che l'Inter sia pronto anche per un cambio di modulo. Lukaku ha fatto la differenza, non ci giriamo intorno. È un giocatore che se dovesse tornare in Italia
sarebbe un grandissimo colpo proprio per il calcio italiano, perché ha dimostrato di essere un crack assoluto. E con questi due acquisti sicuramente l'Inter soprattutto prenderebbe dimensione anche in campo europeo, che alla fine è sempre il nostro tallone d'Achille, e c'è bisogno di fare tanti punti nel ranking UEFA, e questo, diciamo, è importante che l'Inter faccia il suo percorso più a lungo possibile. Per il campionato però io non sottovaluterei la vecchia volpe Juventus, che sta facendo un mercato secondo me intelligente, perché andare a riprendere Pogba, nonostante che insomma le cifre siano importanti anche a livello di ingaggio, però vai a prendere un giocatore pronto, di caratura internazionale, che ha vinto tanto, che conosce l'ambiente, che ha voluto fortemente ritornare, e poi ha un giocatore che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, come Dusan Vlahovic, che ancora non ha dimostrato niente alla Juve. Però questo, ragazzi, cioè, questo è un giocatore che io mi aspetto la prossima stagione che si riconfermi come l'esplosione vista a Firenze, oltre le 20 reti. Quindi la Juventus potrebbe far bene, deve rifondare un po' la sua linea difensiva, però è una squadra da non sottovalutare assolutamente. A proposito di Vlahovic, come sta gestendo soprattutto la piazza il dopo Dusan? Firenze arrabbiata perché è una piazza che si innamora dei calciatori, soprattutto diciamo dei giovani forti e soprattutto dei centravanti. Si è innamorata di Bernardeschi, si è innamorata di Chiesa, si è innamorata di Vlahovic, e tutte e tre hanno scelto la via di Torino, e si innamorerà ancora. Si è innamorata di Torreira, e è successo quello che è successo, legata al discorso di commissioni. Bentancur, c'è questa guerra santa, io la definirei, di commisso contro le commissioni dei procuratori, però nel calcio moderno purtroppo ci sono, vanno normate, e magari commisso a livello assoluto ha ragione, però non sempre bisogna agire mettendo davanti l'orgoglio. Torreira voleva rimanere, parliamoci chiaro. Tornando a Vlahovic, i fiorentini sono così, l'hanno già in un certo senso dimenticato, però soffrono tanto la sua assenza, anche perché chi è arrivato al posto suo a gennaio, ossia Artur Cabrau, non ha fatto bene, ha fatto due reti, ha dimostrato di essere un giocatore con buone potenzialità, ma che è ancora tutto da dimostrare. Ad oggi, se passeggiamo per Firenze e chiediamo chi è il centravanti della Fiorentina, tutti rispondono che sperano in un altro arrivo, e questo è un sentore, perché comunque l'ex centravanti del Basilea è costato 18 milioni di euro, che non sono certo noccioline. Le romane, Roma e Lazio, secondo te che mercato e soprattutto che ruolo nel prossimo campionato? Io vedo una Roma in grande crescita. Vedo una Roma in grande crescita, e soprattutto per la crescita degli interpreti stesso. Ho già parlato a lungo di Pellegrini e Zaniolo, non voglio ripetermi. Però anche per dire giocatori come Zaleski, il rientro di Spinazzola, il fatto che vanno a cedere Mkhitaryan, che comunque a livello anagrafico, anche a livello tecnico, forse aveva esaurito il suo tempo a Roma, vanno a prendere un terzino destro come Selic, che è vicino ormai all'approdo in giallorossa. Chi lo conosce, io personalmente non ho avuto il piacere di vederlo se non nelle gare europee, però parla di un grande prospetto, di un grande giocatore. Matic è un senatore, che se ne dica, comunque a Manchester ha sempre giocato, non è un giocatore che ruba l'occhio, non è un giocatore che quando manca si sente. Io vedo la Roma che potrebbe essere veramente in forte crescita e arrivare a giocarsi la Champions League. La Lazio personalmente io non sono un estimatore di Sarri, quindi parto da questo presupposto, però la vedo molto come squadra a fine corsa, che quest'anno è riuscita a qualificarsi soprattutto perché l'Atalanta ha fallito. La sorpresa è stata la Fiorentina, sì, ma negli ultimi mesi ha perso tanti punti in modo ingenuo. L'Atalanta è stata la vera sconfitta di questa stagione, e la Lazio ne ha approfittato con merito. È una squadra solida, solidissima, però io la vedo sempre con i soliti interpreti e sempre più a fine ciclo. Acerbi andrà via, e già questo giocatore sottovalutatissimo per me, Francesco Acerbi, e che è un leader dello spogliatoio biancoceleste. Dobbiamo capire l'affare legato a Milinkovic-Savic. Immobile ha un anno in più, non è facile. Zaccagni credo sarà il nuovo simbolo di questa Lazio, ma c'è in uscita anche Luis Alberto, quindi è una rifondazione vera in casa biancoceleste, e tutti questi spostamenti potrebbero essere pagati con una battuta d'arresto, che potrebbero far scivolare qualche posizione indietro i biancocelesti, per poi ricostruire con un tecnico che comunque, nonostante il mio parere che non conta niente, a me non piace, però insomma, Sarri è un maestro di calcio, questo è indiscutibilmente così.
In questa nostra carrellata non ci siamo dimenticati dei campioni d'Italia del Milan, anche l'opinione pubblica li ha un po' snobbati, un po' sottovalutati, poi abbiamo visto quello che è successo, un mercato in stile nuovo Milan, anche questo. Premetto che secondo me l'intelligenza della dirigenza del Milan è stata veramente quella che ha portato allo scudetto. Maldini, Massara, lo scouting comunque del Milan ha portato de delle grandi, dei grandi prospetti. Kalulu è stato pagato 400.000 euro. Non oso pensare oggi se si mettesse sul mercato un giocatore così quanto potrebbe essere monetizzato e quanto potrebbe ammontare la plusvalenza. È un Milan interessante che va a prendere Botman, va a prendere Origi per ringiovanire, ma per migliorare una rosa che è già forte. L'esplosione di Tonali è un'intelligenza anche lì della dirigenza, perché Tonali è riuscita, accetta di ridimensionarsi l'ingaggio e diventa un calciatore importante e fondamentale. Dire Theo Hernandez sarebbe banale, dire Leao pure, perché Leao comunque il Milan l'ha pagato e bene come calciatore, quindi ci si aspettava prima o poi un'esplosione. I colpi li ha sempre avuti Rafa Leão, però adesso comincia a avere i dogmi del campione, e quindi è interessante. Lo stesso Bennacer è un acquisto che è sottovalutato da tanti, ma è un perno fondamentale. Un giocatore che, pagato low cost, ti garantisce comunque una solidità a centrocampo assieme a uno a fine corsa nel Milan come Franck Essie, significa che lì c'è un qualcosa che va oltre, che forse nemmeno noi che raccontiamo il calcio ogni giorno siamo riusciti a cogliere, e ossia l'integrità di uno spogliatoio, l'integrità di una dirigenza che hanno spinto il Milan dove meritava di essere, ossia nelle prime della classe, e sono riusciti addirittura a vincere. Io credo che ci stupirà ancora il Milan, la vedo in forte crescita anche come questa situazione. E non mi stupirei se dovesse lottarsi lo scudetto anche nel prossimo anno fino all'ultima giornata di campionato. C'è da capire anche la questione Brahim Diaz, che forse è il calciatore che su tutti ha deluso un po' nel corso di questa stagione, e poi il Milan ha bisogno di un altro esterno forte, perché a me Selmeker piace tanto, però porta pochi gol, e invece non può segnare solo Leao, non può segnare solo Giroud e Ibrahimovic, che ormai sono prossimi al pensionamento, e ci vuole un altro esterno forte. Su YouTube i nostri ascoltatori possono apprezzare la tua rubrica Warzone, sei un ex arbitro. Insomma, avevamo tantissime polemiche in epoca pre-VAR, ora abbiamo altre polemiche in epoca di VAR. Insomma, il filo conduttore è sempre la polemica. Ti chiedo, da ex arbitro, arriveremo a vivere un calcio dove magari tutto sarà un po' più nitido e i veleni saranno di meno, o questo fa parte poi della natura del calciofilo di questo mondo? Purtroppo fa parte della natura, soprattutto del calciofilo italiano. L'arbitro anche nelle gare giovanili viene interpretato come uno strumento per utilizzare un alibi, no? Per dare ragione delle proprie sconfitte o delle mancate vittorie. Io credo che la classe arbitrale di questa stagione sia stata di un livello molto basso rispetto alle stagioni precedenti. Certo è che Rocchi però è una persona molto intelligente, che ho il piacere di conoscere, e che fa dello studio, dell'analisi, la sua forza. Quindi lui, l'arbitro giovane, si è preparato, non ha paura a mandarlo in grandi palcoscenici, e non ha paura a designarlo anche su grandi partite in sala VAR. L'esperimento della sala VAR nel milanese lo ritengo corretto. Quello che non ritengo corretto, e ne parlavo con Luciano Luci, e potete trovare l'intervista, come giustamente dicevi, sul canale, e Luciano Luci, per chi non lo conoscesse, il capo degli arbitri in Ucraina, ma è appartenente della sezione di Firenze. Ci siamo interrogati su una cosa molto semplice: la sudditanza psicologica, che se ne dica, non esiste tra arbitro e squadra arbitrata, però tra arbitro e arbitro c'è, perché è logico che se io al VAR ho orzato e io sono un giovane esordiente, se mi richiama il monitor orzato, io cambio decisione. E questo non va bene. Questo non va bene perché in questo modo si va a condizionare. E l'episodio di Acerbi in Spezia Lazio, quello è un errore di qui pro quo, proprio perché c'è questo dialogo continuativo e continuo. Io ridurrei il dialogo. Io cercherei di far sì che negli episodi chiave, quindi nell'espulsione, nel calcio di rigore,
e nel convalidare un gol, il direttore di gara vada in autonomia al monitor immediatamente, senza che nessuno lo richiama. Una volta si fa il silent check, una volta si richiama, per la spinta non si richiama perché non è un errore chiaro ed evidente, solo l'arbitro può valutare. Io rimango dell'idea che l'arbitro in campo è colui che deve decidere, e nessuno, anche dal monitor, si può arrogare, secondo me, il diritto interpretativo di chiamarlo una volta sì, una volta no. Ci va il direttore di gara, sceglie lui, valuta lui, ed è lui che si assume la responsabilità. Il VAR deve essere usato, secondo me, come uno strumento applicativo che aiuti il direttore di gara in campo, non che lo sostituisca. E questo confido in Gianluca Rocchi, che ribadisco è una persona intelligentissima, che si vada in questa direzione. Il Rati è definito dall'IFAB, dalla FIFA, come il miglior barista europeo. Quindi partiamo da una figura come Rati, e partiamo da una figura come Gianluca Rocchi, perché è molto importante. Un'ultima considerazione: le italiane in Europa, siamo passati dall'Inter di Mourinho alla Roma di Mourinho, l'effetto Mu è senz'altro stato molto positivo per il calcio italiano. Come vedi la nostra rappresentanza nelle prossime coppe europee? La vedo bene, seppur intanto bisogna capire anche la Fiorentina, che dovrà affrontare il preliminare di Conference League, e dovremo capire se è testa di serie o meno in relazione a chi prosegue il cammino dalla Conference e a chi scende dal preliminare di Europa League, che cammino farà, perché è un cammino importante e difficoltoso. Però lo ribadisco, l'Inter che si sta costruendo con questi acquisti la vedo più come una squadra che va verso l'ottica europea. La Roma lo è già, perché non è un caso che vada a vincere il trofeo. C'è Mourinho che dà una mentalità di questo genere, e ci sono dei giocatori che hanno portato una mentalità di questo tipo. Lo stesso Rui Patricio, ad esempio, portiere di grande esperienza, che ti poteva portare un qualcosa in più. Il Milan è la squadra che, secondo me, deve sotto questo aspetto dimostrare di poterci stare in Europa. Ha fatto delle buone gare in Champions League nella corsa stagione, però giocare bene non equivale a vincere, perché sfido chiunque a dire se il Real Madrid giocava un grandissimo calcio. Il Real Madrid vince, ma non gioca bene. Quindi giocare bene non porta mai nelle competizioni europee in modo diretto proporzionale a vincere. E quindi è il Milan, secondo me, che si deve più costruire sotto questo aspetto. La Juventus, prendendo giocatori del calibro di Pogba, dovrebbe andare a chiudere anche la trattativa con Acerbi, poi ne faranno altre senz'altro. Si sta costruendo verso quell'ottica e si sta ricostruendo verso quell'ottica. Però la Juventus, nella gestione Allegri, giocando male, non ci giriamo intorno, ha disputato due finali, quindi vuol dire che un tessuto c'è, che adesso la squadra è praticamente rivoluzionata, però è la mentalità, è il modo di lavorare che ti porta a essere una squadra europea. E sinceramente la Lazio non saprei cosa dirti, Carlo, perché sebbene Sarri abbia vinto un'Europa League col Chelsea, non lo ritengo un allenatore europeo, ma lo ritengo un ottimo allenatore da campionato, e la Fiorentina c'è da capirlo, e sulle altre fondamentalmente ti ho risposto su tutte. Il Napoli, che ora è un po' uscito anche dalle tracce di cronaca, con la partenza di Insigne, Mertens dovrebbe essere messo alla porta, è ancora un punto interrogativo. Però il Napoli in Europa, complice anche il grande sostegno di Fuorigrotta, ha sempre fatto delle buone cose, quindi sul Napoli non ho grandi dubbi, sinceramente.